Sindaco, come cambia la ripartizione delle competenze in materia urbanistica negli organi decisionali comunali in base al decreto Salva Italia? Il problema è abbastanza semplice e va ricostruito. Il governo, con un provvedimento contenuto all'interno del Salva Italia e successivamente la Regione Marche, hanno sostanzialmente modificato le competenze, alcune delle competenze in materia urbanistica per quanto riguarda la ripartizione tra Giunta e Consiglio Comunale. Sia la norma nazionale che la legge regionale stabiliscono che, almeno questa secondo la nostra lettura, che la Giunta debba provvedere all'approvazione dei decreti attuativi, ferme restando le responsabilità e le competenze di pianificazione del PRG per quanto riguarda il Consiglio Comunale. Cosa chiedeva l'amministrazione comunale al Consiglio e quali potrebbero essere le conseguenze e le difficoltà esecutive alla luce della delibera contra legem approvata dalla maggioranza trasversale del Consiglio stesso? L'amministrazione comunale rispetto a ciò, rispetto al Consiglio comunale, chiedeva esclusivamente in quell'occasione di sospendere l'approvazione della delibera, perché nel frattempo l'amministrazione si era fatta parte diligente chiedendo all'ufficio legislativo, quindi alla Regione Marche, attraverso i propri organi competenti, l'interpretazione autentica di quella norma e di quella legge modificata, la legge 22 del 2011. Ovviamente tutto al fine di fare chiarezza e senza la volontà di prevaricare alcuno. Ora la battaglia a, come dire, l'approvazione ad ogni costo, addirittura in forma esecutiva immediata di martedì scorso, è un atto che noi assolutamente rispettiamo perché è approvato dal Consiglio, ma che riteniamo, come dire, piuttosto delicato, perché pone in una condizione di grande difficoltà l'amministrazione rispetto a questa situazione di incertezza.